Cin cin. Salute. Ma perché proprio io? Credevi che avrei scelto chi che sia? Beh, No, sono curioso, vorrei sapere. pensavo che con te potessi parlare. E poi sei più bello di Jerry Anderson. Di Anderson. Sì. No, sai qual è la verità? Ho sempre pensato che fossi un bravo ragazzo. Davvero? Sì? E tu cosa hai pensato di me? Se hai mai pensato qualcosa di me. Io ho pensato a te. Sì, vabbè, non in quel No, senso, cioè no, no. certo. No, come una donna di sostanza e di carattere. E come mai ti ho dato questa impressione? E per come hai affrontato la morte di tua sorella, ti ho ammirata molto. Ma non sei mai venuto a trovarmi, non hai mai cercato neanche di parlare con me. Mi sembrava un po' invadente, no? Già, invadente. Vabbè, cos'altro vuoi sapere? Beh, in effetti avrei qualche Sì, domanda, per esempio? tipo da dove vieni, che musica ascolti, che piatto ti piace, qual è il tuo colore preferito, No! guarda che posso andare avanti, cosa credi? La tua cucina No! preferita, cinese, francese, Parlami della tua lombarda? ex, per favore. Si chiama Tamara. È un insegnante. L'ho vista un paio di volte nel parcheggio, quando andava a prendere Connie a scuola. Alta, esotica, nativa americana, Sì, giusto? è lei. E a scuola uno dei due ha fatto una mossa, un gesto. Eh sì, una volta ero nell'atrio della scuola e è entrata lei. Mi ha visto e mi ha messo una mano sul braccio. È stato davvero un gesto minuscolo. La sera stessa, tra l'altro, passo per caso sotto casa sua, lei si affaccia alla finestra e mi ha visto. Ed è iniziata così. Beh, Sì. Strano, queste cose succedono in modi inimmaginabili. E com'è finita poi? una sera. Per caso a cena mi sono chiesto perché lo sto facendo. E da lì ho capito che non era la donna per me, c'era troppa differenza d'età e è stata l'ultima volta che ci siamo visti. Non le hai più parlato? Io penso che l'ami ancora. No, credo che sia soltanto un ricordo, ma è un'altra cosa. Vabbè, siamo qui, brindiamo a noi, Sì, no? brindiamo a noi. A noi. Salute. Alla tua.